A Bologna prosegue il G20 delle religioni che fino a domani riunirà delegati provenienti da 70 paesi di tutto il mondo. Fra i temi all'ordine del giorno la situazione nell'Afghanistan di nuovo in mano ai talebani. Virginia Novellini. Gli imam possono avere un ruolo decisivo, devono spianare la strada nella lotta ai comportamenti violenti. Lo ha detto la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, arrivata a Bologna al G20 delle religioni dopo il vertice a Rimini, annunciando che un tavolo al ministero con gli esponenti del mondo islamico. Servono velocemente proposte concrete, ha detto Lamorgese, aggiungendo: odio, estremismo e fanatismi sono frutto di strumentalizzazioni delle religioni per fini politici o economici. I leader religiosi possono avere un ruolo chiave anche per il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che aprendo l'incontro su religioni e politica estera ha ricordato il dramma della popolazione afghana, di nuovo prigioniera del regime dei talebani. La situazione in Afghanistan mostra che la minaccia di un crescente estremismo è ancora concreta e richiede una risposta internazionale coordinata, ha detto in videocollegamento Di Maio. La nostra priorità deve essere continuare a garantire assistenza al popolo afghano e preservare i risultati conseguiti negli ultimi 20 anni, soprattutto in termini di diritti umani e libertà civili. Al G20 delle religioni si è parlato anche di istruzione. In Italia sono 900.000 i bambini e ragazzi con genitori immigrati, ha ricordato il ministro Patrizio Bianchi, che ha aggiunto: la scuola deve essere un luogo di integrazione e non di divisione, come è stata a lungo in passato.